Onorevole Magri, per anni i governi italiani sono stati accusati di non decidere. Oggi abbiamo un governo che, a torto o a ragione, prende una decisione per combattere l'inflazione. Vi vuole spiegare perché voi siete così contrari ai decreti legge del governo sulla scala mobile? Ma anzitutto perché è una decisione profondamente sbagliata e poi perché è una decisione che non risolverà nessuno dei problemi che vuole risolvere. Vede, un'esperienza l'abbiamo già fatta. Lei ricorda che l'anno scorso si firmò un accordo, un patto contro l'inflazione, si parlò anche di patto storico. E dopo pochi mesi tutti dovettero riconoscere che era stato un fallimento, l'inflazione è andata avanti, la crisi economica si è aggravata. Oggi questa cosa si ripete, ma in forma ben peggiore, perché non è un patto contro l'inflazione, è un accordo bidone, me lo lasci dire. Bidone per gli operai, anzitutto, perché si dà un colpo definitivo alla scala mobile senza avere in cambio niente di serio su fisco, occupazione, investimenti. Ma direi addirittura che paradossalmente anche un bidone per gli imprenditori, perché si crea un grande conflitto in fabbrica senza avere creato nessuna premessa per una ripresa produttiva. Onorevole, però la maggioranza del Parlamento non è d'accordo con lei, la maggioranza dei sindacati non sono d'accordo con lei e mi sembra che anche la Confindustria abbia detto che la cosa poteva andare sia pure senza entusiasmo. La maggioranza? E allora perché non facciamo un referendum? Tanti che sono appassionati di democrazia sindacale quando si tratta della Polonia, perché non accettano questa regola elementare di lasciare ai lavoratori discutere e decidere questa cosa? In verità è perché c'è è una lotta di vita e di morte per questo governo. In realtà questo governo cosa ha fatto? Doveva affrontare il vero problema dell'economia italiana in questo momento, che tutti sanno è soprattutto la questione della bancarotta della finanza pubblica. Non è riuscito a farlo, ancora siamo oltre i 100.000 miliardi di deficit, perché sente il ricatto degli interessi parassitari, della rendita, degli evasori fiscali. E allora cosa ha fatto? Di nuovo ho spostato l'attenzione sulla questione del salario e della scala mobile, contando sul fatto che le difficoltà del sindacato, le incertezze del PC portassero alla fine comunque a un accordo. Solo che questa volta la cosa non ha funzionato, perché Partito Comunista e CGIL hanno dovuto prendere atto del fatto che i lavoratori non volevano un cedimento ulteriore. E così, bel risultato, siamo arrivati alla rottura dell'unità sindacale, a una conflittualità diffusa nel Paese, a dover fare decreti legge su materie che non spettano al governo e al Parlamento, e tutto questo per niente. Ecco perché io dico, non è solo questione di quattro soldi o di tre punti di scala mobile, bisogna fermare questa linea sciagurata di politica economica. Ecco, e di politica a proposito generale. Del PC che lei adesso ha menzionato, abbiamo letto stamattina sui giornali questa proposta del governo diverso di Berlinguer, questo fantasma di questo governo diverso che ogni tanto torna nei momenti più delicati della vita politica italiana. Proprio quando il PC sposa l'alternativa e viene incontro alle vostre tesi, alle vecchie tesi del TUP, si riparla di governo diverso. Lei, come segretario del suo partito, come reagisce a questa nuova proposta che sembra strizzare l'occhio da una parte alla DC e dall'altra al PRI? Ma come si fa a dire che il Partito Comunista in questo momento strizza l'occhio alla DC nel momento in cui arriva allo scontro sulle questioni di sostanza rispetto alla linea neoconservatrice di De Mita? No, nel comitato centrale del Partito Comunista è avvenuta una cosa importante, ma in un'altra direzione. Per due anni il Partito Comunista ha parlato di alternativa e ci ha creduto, ma sostanzialmente ha legato la questione dell'alternativa a un'ipotesi, che era quella di poter fare una maggioranza in questo Parlamento con i socialdemocratici, i repubblicani, i socialisti. Cosa che in questo momento non funziona più, è evidente a tutti. Ma questo povero Berlinguer sbaglia e allora, sempre. No, allora, adesso che cosa sta avvenendo? Che il Partito Comunista si sta rendendo conto, per quello che sta succedendo nel Paese, che l'alternativa va costruita in un modo diverso, e cioè anzitutto partendo dai problemi reali, mettendo in movimento la gente, spostando i rapporti di forza effettivi nel Paese. Certo, in questo modo l'alternativa diventa non un'operazione parlamentare che si può fare dopo domani, ma una lotta lunga, dura, difficile, e si pone il problema su cui lei mi interrogava. Nel frattempo che cosa succede? Dobbiamo rifare le elezioni anticipate? Io credo di no, e in questo senso interpreto la proposta del governo diverso, che è avanzata non come un modo così furbesco di rilanciare il compromesso storico. No, si comincia a affermare un'idea che noi abbiamo sostenuto da tempo, e cioè questa. Anche in questa legislatura è possibile, se si preme con un'opposizione seria, realizzare un governo che non sia l'alleanza tra operai e padroni, tra destra e sinistra, ma che su due o tre punti tamponi la crisi, realizzi qualche risultato,
un governo a termine, al di là del quale si possono poi fare delle elezioni su schieramenti e programmi precisi. Questi punti cosa potrebbero essere? Una maggiore autonomia dell'Italia sulla scena internazionale, penso alla sospensione della decisione di Comiso, una imposta patrimoniale per tamponare almeno la crisi finanziaria dello Stato, anche modifiche istituzionali che servano a, senza cancellare la proporzionale, a obbligare i partiti a degli schieramenti più netti e chiari. Fatte queste cose, che si possono fare, se sostenute dalla lotta, io credo, allora si vada su quella base alle elezioni, con schieramenti chiari, e si dia alla gente la voglia e il motivo per schierarsi elezioni su quando? Grandi scelte. Quando elezioni? Elezioni quando, secondo te? In questo caso, dopo 6 mesi, un anno, in cui però si sono create le condizioni per cui la gente si possa pronunciare su ciò che vuole e su quale schieramento di governo è intenzionata a sostenere. Oggi le elezioni subito invece avverrebbero in un clima di grande confusione e sarebbero inutili.